Amici di Web MTV, siamo a Milano alla mostra Ingres e la vita artistica ai tempi di Napoleone. Qui siamo di fronte a un quadro di Jacques-Louis David, che è il capostipite della scuola neoclassica, e questo è un quadro degli anni 70 del Settecento, quando il pittore francese venne in Italia e conobbe Raffaello e Rubens. E quindi di fronte ai grandi artisti del Rinascimento, dell'età moderna, c'è un ritorno allo studio del corpo umano, della figura prevalentemente maschile, come era nell'età classica. E qui c'è la torsione di un giovane uomo nudo e vediamo tutto il fascino del corpo maschile, come era nel mito classico, riprodotto, diciamo, alla fine del Settecento, poco prima della Rivoluzione francese, che avrebbe sconvolto l'Europa e il mondo e avrebbe diffuso dei valori civili e laici in tutta Europa. E qui siamo in pieno illuminismo. E quindi qualcosa sta cambiando e Ingres, che verrà qualche anno più tardi, avrà il suo apogeo proprio sotto Napoleone, quando i valori rivoluzionari della Rivoluzione francese, tra la fine del Settecento e soprattutto nei primi due decenni dell'Ottocento, si diffondono per tutta Europa. Questa è una mostra imperdibile, vi invitiamo a venire a Milano, a Palazzo Reale.